Moro Feb, un evento per i 70 anni dell'MSI, come si articola la giornata? Ma la giornata si articola, intanto l'abbiamo voluta fare nella città di Chieti, perché insomma, Chieti ha rappresentato la città capoluogo che nel 1993 con la lista del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale vinse le elezioni, lo ha fatto non solo a Chieti ma anche in alcune città come della provincia di Chieti, come Lanciano, come Casalbordino, aggiungerei anche Vasto, dove in effetti c'era una lista civica ma che comunque era formata da tutti, da uomini e donne del movimento sociale, e così come poi si aggiunse Ortuna, quindi era giusto e doveroso proprio qui a Chieti. Si articolerà con tutti i personaggi che hanno in Abruzzo contribuito alla crescita di un partito che nel dopoguerra ha segnato passaggi importanti per la nostra nazione. Mi piace ricordare che in Italia subito dopo la guerra ci fu un momento dove un manipolo di giovani che avevano combattuto la parte sbagliata vennero ghettizzati, non si poteva più parlare di alcune cose, e su questo praticamente hanno costruito un nuovo partito che si basava su alcuni ideali importanti, alcuni valori come quello del tricolore, come quello dell'inno nazionale, dove per anni non si è parlato, poi lo scontro forte delle ideologie che negli anni 70 ha portato tanti giovani del movimento sociale a dare la vita per questi ideali. Quindi credo un partito che ha avuto una evoluzione importante, un partito soprattutto che ha avuto anche battaglie che oggi si ricordano, con il suo segretario nazionale Giorgio Almirante. Penso qualche mese fa per esempio abbiamo votato per un referendum che riguardava la soppressione delle province. Nel 1970, quando ci fu la legge che istituiva le regioni, Almirante contestò, Almirante e Movimento Sociale furono gli unici a contestare questa legge, e oggi tutti ricordano le parole di Giorgio Almirante. Quindi credo un partito che vedeva avanti, un partito che ha segnato la storia di questa nazione, soprattutto un partito dove è forte il richiamo della destra. E sì, c'è il riscontro da parte delle nuove leve per quanto riguarda questa tradizione storica? Ma noi ci contiamo, noi speriamo, puntiamo molto che domenica siano presenti tanti giovani, perché c'è necessità dei giovani di partecipare, anche se oggi è un po' diverso il modo di fare politica, non ci sono più le ideologie, non c'è più il famoso muro, ci sono altri mezzi anche di comunicazione, ma voglio dire, credo che i giovani dovrebbero essere interessati a un movimento che andava controcorrente, ma i cui ideali oggi dovrebbero essere ancora importanti. Grazie mille. Fabrizio Di Stefano, a Chieti, città simbolo per il centrodestra, si festeggiano i 70 anni del MSI. Sì, quest'anno ricorre il 70 anni del Movimento Sociale Italiano, e la Fondazione Alleanza Nazionale ha inteso promuovere su tutto il territorio nazionale una serie di iniziative per ricordare questo importante anniversario. Noi lo festeggiamo, lo celebriamo a Chieti, perché Chieti è stato un simbolo per la storia del Movimento Sociale Italiano. Chieti è stata la prima città, capoluogo di provincia, ad aver visto un sindaco, Nicola Cupullo, di un'amministrazione eletta sotto l'insegna della fiamma tricolore. Quell'anno oltre a Chieti ci fu Lecciano, poi successivamente venne Vasto, venne Casalbordino, Ortona e via discorrendo. E allora è chiaro che vogliamo ricordarlo qui, perché credo che sia importante non fare una rievocazione storica né un'opera di nostalgismo inutile, ma tracciare la pagina di una forza politica che ha avuto un grande ruolo, una grande responsabilità in questi 70 anni, e che è giusto ricordare. Quale responsabilità? Beh, quella di aver conservato in tonso, dal dopoguerra in poi, unica forza politica, l'amore e l'attaccamento per una parola e per un concetto, la patria. Negli anni 70, quando si bruciavano le bandiere tricolori e quando l'inno nazionale non era cantato da nessuno, c'era solo una forza politica, si era sul palco e suonava l'inno nazionale e le sue piazze si riempivano di colori, ed era il Movimento Sociale Italiano. Poi
gli anni 80, con la vittoria del Mondiale di Spagna, e Pertini che cantava l'inno, si è tornato a ricordare l'inno, e infine con Ciampi si è tornato a ricordare e a rivendicare l'orgoglio nazionale del tricolore. Ma fino ad allora soltanto noi ricordavamo questo, e allora fare questo ricordo, e lo facciamo con uno slogan di Almirante, che per noi è un uomo, una bandiera, un simbolo, nostalgia dell'avvenire. Ecco, questo è il senso di questa iniziativa. Lo faremo facendo parlare i tanti protagonisti di quel di allora, di quella storia importante dell'Abruzzo e dell'Italia. Lo faremo con la gente, ma lo faremo anche con l'ausilio di tanti filmati, di tanti clip ritrovati negli archivi della Fondazione Alleanza Nazionale, che ci serviranno per ricordare quelle pagine, quegli uomini e quelle donne che tanto passione, cuore, sentimento e idee hanno dato all'Italia. Grazie mille.